Noi come CDA di Milano, come consiglio direttivo e come autonomo di Monza siamo ovviamente orgogliosi del fatto che si andrà avanti per i prossimi 3 anni a Monza e dobbiamo tutti quanti, credo anche l'Imola stessa, riconoscere che AC Italia ha fatto un passo importante, perché mettere 68 milioni di dollari per rinnovare il contratto è un impegno che quando metti la firma poi ti viene un brivido di freddo nella schiena. Io auguro comunque a Imola di poter riuscire a portare avanti altri progetti, perché, e qui mi rimetto il cappellino da pilota, come pilota è uno di quelle piste dove io ci ho lasciato parte del mio cuore, per tutte le gare che ho fatto, che ho vinto, in quali ho partecipato, con la Formula 1 o con altre categorie. Ci siamo trovati in contrapposizione, ma credo che alla fine dobbiamo, dal punto di vista della federazione, capirne anche le scelte e proseguire nei nostri progetti. Quindi un grazie a questo confronto, ma soprattutto un augurio che anche voi possiate fare il vostro percorso con le vostre categorie e con le vostre gare. Noi siamo Emiliano Romagnoli, siamo sanguigni, ci piace la lotta sportiva, per cui nella gola ci buttiamo volentieri. C'era questa opportunità effettivamente, come ha detto Ivan, di lottare per tenere il Gran Premio in Italia, una vittoria che alla fine gli italiani hanno portato a termine grazie all'impegno della federazione, dell'ACI, dell'Automobile Club anche di Milano, che si è impegnato ulteriormente. Quindi, come dire, questa vicenda oggi è archiviata, come è archiviata la questione, diciamo così, più burocratica. È stato anche un modo per riavvicinarsi al mondo ACI. L'autodromo di Imola è stato vicino, vi ricorderete insomma la vicenda Sargis tempo fa, al mondo ACI. Oggi in qualche modo questa vicenda, che prima ha diviso poi ha riunito le parti, oggi stiamo lavorando per trovare dei comuni obiettivi che credo che il presidente Bendinelli, che è il presidente dell'ACI Bologna, condivide, e quindi speriamo presto di poter dare qualche notizia importante. Il 2017 per gli appassionati dei motori e per chi abita qua in zona sarà un calendario ricco di eventi, perché insomma abbiamo un sacco di gare interessanti, alcune anche novità per l'Italia, tipo la finale Lamborghini, che poi di casa ha visto la vicinanza con la casa di Sant'Agata. Abbiamo le finali della Ferrari Challenge, abbiamo un calendario ricco anche di motori a 2 ruote, non solo a 4 ruote, quindi credo che nella tradizione sportiva dell'autodromo di Imola ci stiamo dando da fare. Ivan ha detto per 3 anni la Formula 1 assicurata, non credo che questo voglia dire dopo 3 anni ci ripetiamo a ridiscutere di nuovo come abbiamo fatto stavolta. Speriamo di avere qualche opportunità anche prima di questi 3 anni di portare a casa magari di nuovo una riedizione come era un tempo con il Gran Premio di San Marino o con il Gran Premio d'Europa. Noi siamo alla finestra, ovviamente, come voi sapete che siete appassionati di Formula 1, oggi il mondo della Formula 1 è in grande subbuglio, non solo per la questione Liberty Media, ma anche perché effettivamente è un mondo che sta evolvendo molto rapidamente, ci sono delle soluzioni tecniche che stanno un po' stravolgendo tutto quello che è la passione verso il motorismo, e quindi bisognerà vedere come si evolve lo spettacolo da questo punto di vista. Ma noi siamo e rimaniamo in prima fila